Sono Giorgio Bensa di Bensa PM. Ripassiamo brevemente insieme quanto visto nel laboratorio di Project Management. Vediamo l'obiettivo SMART. Che cos'è? È una formula mnemonica per ricordarsi come definire bene gli obiettivi. Quando si usa? Si usa nel nostro caso nel Project Management per crescita personale o in altri casi. Vediamo la prima lettera, S, Specific. Significa specifico e significa che l'obiettivo deve avere le caratteristiche di essere chiaro e non ambiguo, anche a chi non è del mestiere, quindi ben enunciato e ben definito. Risponde alle 5 W di What, Why, Who, Where e Which. La seconda lettera è M, Measurable, misurabile. C'è necessità di avere dei criteri concreti per misurare il raggiungimento dell'obiettivo. E questi possono essere espressi in cifre o in percentuali. Risponde quindi alla domanda quanto, ovvero come saprò quando ho raggiunto l'obiettivo. La terza lettera è la A di attainable, raggiungibile. Significa che l'obiettivo deve essere realistico e raggiungibile. E quindi la domanda che dobbiamo farci è: raggiungibile questo obiettivo? Non è troppo semplice o troppo difficile da raggiungere? La quarta lettera è R, relevant, rilevante, pertinente. Ha senso impegnarsi in obiettivi che siano importanti per il team, il capo o la società. Cioè, l'obiettivo deve essere qualcosa di pertinente a quello che per noi è importante. L'ultima lettera è la T di time bound, tempificato. Deve esserci un orizzonte temporale chiaro, una settimana, un mese. Adesso tocca a voi applicarvi e verificare se gli obiettivi che state affrontando sono smart.